Salve a tutti, popolo di InSport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di qualcosa di particolare, sempre riguardante il mio pensiero, perché come spiegavo anche nell'altro video, mi sono state fatte delle domande, mi sono state continuate a fare, insomma, me le avete fatte voi, alcuni sul web, altri praticamente in privato, insomma fuori, e mi dicevano: Giuseppe, ma cosa ne pensi di... E mi hanno detto, ma hanno nominato la palla a nuoto. Ora, io ho fatto altri video su cosa ne pensi di, andatevi a ribeccare, non perché sia un influencer, ma perché comunque dico appunto un pensiero mio, dico la mia. E per me, partendo dal presupposto che per me tutto lo sport è buono. Io sono stato quello che in un video precedente ha difeso la Zumba. Se non siete convinti, andate a vedere il perché. Comunque. Detto questo, ragazzi, allora la pallanuoto che cos'è? È uno sport principalmente che si, come dice la stessa parola, si gioca su una, in una, con una palla in una piscina principalmente, e è composta praticamente da un roster di 13 squadre, se non mi ricordo male 7 in acqua e 6 fuori dall'acqua. È uno sport che nasce in Inghilterra e Scozia alla fine del 1800 e principalmente sono due squadre che appunto si scontrano. L'obiettivo è quello di fare gol con regole ben precise, con un regolamento molto molto rigido. Molti, veramente, ho conosciuto delle persone fantastiche che giocano a pallanuoto, mi hanno detto che quello che si vede sopra è la parte scenica, ma i veri calci giustamente si concentrano sotto, insomma, quindi la violenza di questo sport si concentra sotto l'acqua, dove è più difficile identificarli e notarli. Giustamente, quando lo specchio dell'acqua si muove tutto frastagliato, schiuma e quant'altro, non si vede, quindi partono calci e quant'altro. Detto questo, ragazzi, è uno sport di stampo aerobico, però ha anche componente anaerobico, per esempio la parte dell'esplosività del braccio quando lancia, oppure il portiere deve fare dei balzi per bloccare il pallone. Però di base il fatto di rimanere sempre a galleggiare nell'acqua lo rende principalmente aerobico. Cosa ne penso? Penso che sia uno sport fantastico. Mi sono guardato gli europei, mi sono guardato i mondiali, perché è uno sport bellissimo. Vabbè, ti favo Italia, è vero, però nel senso, giustamente poi... È uno sport che in Italia, per quanto noi siamo fortissimi a livello europeo, anche a livello mondiale, possiamo dare veramente delle lezioni serie in questo tipo di sport. Il problema è che non viene pompato. L'ho spiegato poi in un altro video, il problema serio dell'italiano è che noi conosciamo soltanto il calcio, mentre nelle altre nazioni, mi viene in mente la Germania, perché mi sto andando a trasferire, forse voi quando vedete questo video sicuramente mi sarò già trasferito là, oppure mi viene in mente anche l'Inghilterra, il Canada, no? Il Canada, dove hanno sport nazionali, però spaziano ovunque. Noi invece conosciamo tanto il calcio e non lasciamo molta libertà ad altri sport considerati minori, quando minori in realtà non sono. È uno sport da poter abbinare ad altro. Allora, diciamo che la pallanuoto è uno sport che si potrebbe abbinare tranquillamente all'attività fisica tipo pesistica, però bisogna fare operare una scelta importante. Bisogna decidere che cosa si vuole fare esattamente nella vita, perché la pallanuoto è uno sport che, giustamente, se viene fatta a dei livelli anche amatoriali, però comunque c'è l'iscrizione a un campionato. A livello dilettantistico c'è l'iscrizione al campionato, ci sono delle assicurazioni da pagare, e vengono fatti dei test per vedere anche il benessere cardiaco, per esempio appunto i classici esami da sforzo e quant'altro, no? E di solito chi continua nella pallanuoto fa quello, anche non come professione, però come allenamento principale si basa su quello della pallanuoto. Ok, implementare un altro sport secondario, sì, però sempre basandosi su quello principale, che è appunto la pallanuoto. Si può implementare la corsa, certo, aiuta l'attività cardio, fantastica. Si può implementare lo spinning, fantastico, ho parlato pure dello spinning in altri video, andatevelo a beccare. Si può implementare la pesistica, ottimo. Ottimo, ma come, la pesistica ti appesantisce quello e quell'altro? La pesistica non appesantisce. La pesistica appesantisce se si fanno degli esercizi in maniera particolare, definiamoli così, e comunque non si esegue stretching, si fanno esercizi core, vabbè, è molto più complesso.
La pesistica, per come strutturata, può essere unita al, non voglio esagerare, al 95% della pratica sportiva, se non al 100% completo. Perché? Perché a seconda di come viene sviluppata, può dare un risultato piuttosto che un altro. Il problema è che noi pensiamo che la pesistica dia solo l'ipertrofia, allora noi diamo come canone il Mister Olimpia, oppure come canone per esempio il Man Physique e quant'altro. Non è assolutamente così. Quindi ragazzi, si può unire tranquillamente ad un altro sport, però sempre considerando che la pallanuoto la fa da padrone fondamentalmente. Ripeto, è uno sport fantastico, ve lo consiglio, da guardare. Se siete giovani, state guardando questo video, vi consiglio di provarlo. Io purtroppo non l'ho provato perché ho avuto dei problemi alle spalle, poi magari ne parlerò in un altro vlog, o non mi ricordo se l'ho già detto in altri video, non mi ricordo proprio. Però se avete la possibilità di provarlo, soprattutto nella vostra zona, noi a Crotone abbiamo una squadra di pallanuoto che adesso mi sembra che andata in A2, se non mi ricordo male, ed è forte veramente, allenata da gente che ne capisce, ne sa. Bravi, bravi ragazzi, io mi sono fatto guardare le partite, li ho seguiti pure sui social, sono fantastici, ho avuto la possibilità di conoscerli di persona, e sono un team spettacolare. Quindi ragazzi, pallanuoto bellissima, a me piace tutto lo sport in generale, quindi per me, se mi dite movimento e sport, per me va bene, e vi ripeto, si può unire tranquillamente alla vostra passione, che può essere anche la pesistica. L'importante è che siate seguiti da una persona che sa le basi dello sport, sa che cosa vi deve far fare, i movimenti che devono essere fatti, perché deve essere qualcosa di propedeutico e qualcosa di funzionale alla pallanuoto, ma soprattutto dovete stare dovete farvi seguire con persone che vi sappiano consigliare gli esercizi più adatti. Ok? Ragazzi, questo video finisce qua. Per ogni tipo di curiosità scrivetelo sotto nei commenti, oppure contattatemi sulle pagine Instagram e Facebook, dove sono super attivo e sarò ben lieto di poter rispondere ad ogni vostra curiosità. Lasciate un like ragazzi, iscrivetevi al canale, insomma le solite cose, niente. Buon allenamento da InSport, ciao!